Il premier iracheno lancia l'allarme. L'ISIS sta progettando attentati contro le metropolitane in Occidente. Nel mirino ci sarebbero Parigi e New York, ma non arrivano conferme da Francia e Stati Uniti. Intanto l'FBI annuncia: è stato identificato con certezza l'assassino dei primi due ostaggi, mentre proseguono i raid sulle raffinerie controllate dal califfato. Matteo Renzi da New York insiste su articolo 18, riforma del lavoro, e chiude la porta a compromessi con sindacato e sinistra. La mediazione non è la strada, annuncia il premier. Questo deve essere il tempo del coraggio. Poi davanti alla comunità italoamericana aggiunge: siamo pronti a sfidare i poteri forti, anche se più dei poteri forti temo i pensieri deboli. E il ministro del lavoro Poletti aggiunge: non si può fermare davanti a tabù. Governo andrà dritto per la sua strada, gelate le timide aperture arrivate dalla CGIL e dalla minoranza del PD. Il presidente della Repubblica Napolitano deporrà come testimone al processo per la presunta trattativa Stato-mafia. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo. Prendo atto dell'ordinanza, non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto la mia testimonianza, ha detto il capo dello Stato, che sarà ascoltato al Quirinale a porte chiuse. La crescita è debole, siamo pronti a nuove misure non convenzionali. Il presidente della BCE Mario Draghi annuncia che l'Istituto di Francoforte è pronto all'unanimità a sostenere l'economia dell'Eurozona, ma Berlino frena i piani d'acquisto di titoli cartolarizzati. Non piace al ministro dell'economia tedesco Schäuble, che lo dichiara pubblicamente: le borse vanno giù. Sono le 7:29 minuti, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Cominciamo anche oggi il nostro telegiornale con le notizie che ci arrivano dalla guerra all'ISIS. Anche nella notte sono andati avanti i raid aerei sulla Siria e sull'Iraq. Nel frattempo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ovviamente la guerra allo Stato Islamico, agli uomini dalle bandiere nere, ha tenuto banco. Importanti i discorsi del premier iracheno, che ha lanciato questo allarme a attentati nelle metropolitane occidentali, e il discorso del presidente Rouhani, che ha detto: l'ISIS vuole distruggere la civiltà, ma la colpa è anche dell'Occidente. Il servizio. L'allarme è arrivato dal premier iracheno al-Abadi. Ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, cellule dell'ISIS starebbero pianificando attentati nelle metropolitane di New York e Parigi. Il piano di attacco sarebbe stato scoperto ma non sventato e dunque potrebbe ancora scattare. I dettagli al-Abadi li avrebbe forniti direttamente al presidente Obama, anche se al momento ai servizi segreti come al Pentagono non risultano rischi concreti di un attacco terroristico. Anche Parigi non ha commentato la notizia. Il paese è in lutto nazionale per 3 giorni. Dopo la decapitazione in Algeria dell'ostaggio francese in mano ai jihadisti vicini all'ISIS. Ma la Francia continua a colpire con i raid aerei. Per ora in Iraq, ma presto, ha annunciato il ministro della difesa Le Drian, l'azione potrebbe allargarsi in Siria. Il direttore dell'FBI ieri, James Comey, ha reso noto che si conoscono ormai il nome e il volto dell'uomo dietro il cappuccio nero, il boia, passato alle cronache come Jihad John, il carnefice degli ostaggi uccisi dall'ISIS. Anche Londra intanto è pronta ad unirsi ai bombardamenti contro il califfato dello Stato Islamico. Oggi il Parlamento britannico potrebbe decidere e sia gli alleati liberal-democratici che l'opposizione laburista sostengono il premier David Cameron. All'alleanza di 40 stati promossa dall'America e a Barack Obama, che all'ONU aveva chiesto il sostegno di tutti, ieri al Palazzo di Vetro ha risposto il presidente iraniano Rouhani. L'ISIS è il frutto di quelle agenzie di intelligence che hanno messo un pugnale nelle mani di pazzi, ha detto. Hanno creato l'estremismo ed ora non riescono ad affrontarlo. Un attacco diretto a Stati Uniti e Gran Bretagna e soprattutto ai paesi arabi che negli ultimi anni contro il regime di Assad hanno foraggiato i gruppi armati in Siria, da dove provengono molti miliziani dello Stato Islamico. La politica da New York, Matteo Renzi ha detto nuovamente che sulla riforma del lavoro non ci saranno pasticci, ascolteremo tutti ma poi decideremo noi. Questa è la frase che ha gelato le aperture della CGIL e i tentativi della minoranza del Partito Democratico di trovare una mediazione soprattutto sulla riforma dell'articolo 18. Poi, parlando alla comunità italoamericana, Renzi è tornato a parlare dei cosiddetti poteri forti, ha detto: più che poteri forti temo il pensiero debole.
Dagli Stati Uniti, tanto perché il messaggio sia più forte e chiaro, Renzi manda a dire a sindacati e minoranze del partito che questo non è il momento dei compromessi, ma del coraggio. E sul Jobs Act si va avanti senza incertezze, a costo di rendere ancora più accesa la polemica, perché il mio impegno è realizzare le riforme, indipendentemente dalle reazioni. Linea dura, durissima, sostenuta dall'Italia, dalle parole del Ministro del Lavoro. Non possiamo fare pasticci all'italiana, dice Poletti, e soprattutto non possiamo fermarci davanti a dei tabù. Abbiamo bisogno di dare fiducia perché abbiamo bisogno di investimenti. Insomma, CGIL, che ha già indetto per il 25 ottobre una giornata di mobilitazione, e minoranze politiche sono avvisati. Persino le aperture lanciate da Susanna Camusso, gli anni di sospensione dell'articolo 18 per i nuovi assunti, a questo punto cadono nel vuoto. Stefano Fassina invoca un incontro, lunedì ci sarà la direzione, e dice che un'intesa è possibile, ammesso che Matteo Renzi la voglia, visto che per lui l'impianto della riforma non si tocca. Piuttosto si procede per decreto, perché dobbiamo cambiare l'Italia e l'Europa. Per Matteo Renzi, che domani sarà in Italia, dopo la missione statunitense, è giusto il tempo di riordinare le idee prima dello scontro di lunedì in direzione, anticipa il ministro Poletti. Ascolteremo tutti, ma alla fine decideremo noi. Le misure non convenzionali di cui è tornato a parlare ieri Draghi per sostenere la crescita stentata dell'Eurozona non piacciono alla Germania. Il ministro dell'economia Schäuble è tornato infatti subito a mettere un freno alle intenzioni del presidente della BCE di procedere con l'acquisto di titoli non convenzionali. Mario Draghi insiste, la ripresa perde slancio e per questo la BCE è pronta a nuove misure. A raffermarlo è stato ieri da Vilnius, capitale della Lituania, il governatore della Banca Centrale, che ha poi specificato. Il consiglio direttivo della BCE resta unanimemente determinato ad adottare ulteriori misure non convenzionali per fronteggiare i rischi posti da un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Una frase che rimanda inevitabilmente all'acquisto su larga scala di bond e dunque anche titoli di Stato per fronteggiare i rischi posti da un periodo troppo lungo di bassa inflazione. Ma l'avverbio unanimemente non deve trarre in inganno, far sperare che anche la Germania, notoriamente contraria alla politica troppo espansiva della BCE, sia d'accordo. E a sottolinearlo ci sono le frasi del ministro delle finanze tedesco Schäuble, il quale ieri ha detto chiaro e tondo di essere contrario all'acquisto degli ABS, cioè titoli che conterranno i rischi di credito delle banche. In attesa di capire come i mercati accoglieranno questa mattina il Nein tedesco, ieri le borse hanno chiuso in negativo. Ci sono però due notizie confortanti che suonano come una promozione alla politica portata avanti dalla Banca Centrale Europea da giugno ad oggi. L'euro è infatti scivolato ai minimi di due anni sotto $1,27, segno che gli investitori credono alle promesse di una BCE pronta a potenziare le sue misure. L'altra notizia è che la stretta ai prestiti a famiglie e imprese dell'Eurozona comincia ad attenuarsi, con un calo che dal meno 1,8% di giugno è rallentato al meno 1,5% di agosto. Segnali di miglioramento che tuttavia non bastano. Draghi ha infatti sottolineato gli evidenti rischi geopolitici ed è tornata ad invocare l'attuazione delle riforme che alcuni governi, ha affermato, non hanno ancora fatto o hanno fatto in maniera incompleta. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, testimonierà a porte chiuse e al Quirinale per il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. E ieri alla cerimonia al CSM Napolitano è tornato a parlare della necessità di fare al più presto la riforma della giustizia. La Corte d'Assise di Palermo ha ribadito la necessità di sentire come testimone al processo sulla trattativa Stato-mafia il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. La deposizione chiesta dai PM era già stata ammessa, ma dopo la lettera inviata ai giudici da Napolitano, alcuni legali ne avevano chiesto la revoca. In assenza di una norma specifica sulla deposizione del capo dello Stato, la Corte applicherà l'articolo 502 del Codice di Procedura Penale, che prevede l'esame a domicilio del teste che non può comparire in udienza. Alla testimonianza, di cui ancora non è stata fissata la data, non parteciperanno né il pubblico né gli imputati, ma solo i legali e la procura. Prendo atto dell'odierna ordinanza della Corte d'Assise di Palermo, non ho alcuna difficoltà a rendere al più presto testimonianza secondo modalità da definire sulle circostanze oggetto del capitolo di prova ammesso. Così Giorgio Napolitano in una dichiarazione scritta. Intanto, durante la cerimonia di commiato del CSM uscente, Napolitano ha ribadito che ci sono ormai nuove ragioni di attualità e non rinviabilità dei problemi di riforma della giustizia. Il capo dello Stato ha spiegato che questo è ormai un nodo essenziale da sciogliere per ridare competitività all'economia.
economia. Al Parlamento, ha concluso Napolitano, ha affidato l'impegno di restituire efficienza ad una macchina giudiziaria lenta e caotica, il cui funzionamento è largamente insoddisfacente. Il sindaco di Napoli, De Magistris, condannato a 1 anno e 3 mesi, è al centro di una bufera. È la prima volta che un ex PM, sindaco di una grande città come Napoli, deve fare i conti con le conseguenze della legge Severino. Non intendo lasciare, aveva detto ieri De Magistris, ma inevitabili sono appunto scoppiate le polemiche. Il caso Napoli si fa sempre più intricato. Eletto nel 2011 nelle file dell'Italia dei Valori, il sindaco del capoluogo partenopeo Luigi De Magistris rischia di dover lasciare la poltrona in base alla legge Severino, la stessa che ha portato Berlusconi alla decadenza da senatore. Nel periodo in cui ha svolto l'attività di magistrato, infatti, De Magistris, secondo la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, ha commesso abuso d'ufficio attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici di alcuni deputati senza l'autorizzazione del Parlamento. Se mi tolgono l'ufficio farò il sindaco per strada in mezzo alla gente, replica De Magistris dalla sua stanza al secondo piano del municipio di Napoli, fermo nella sua intenzione di non mollare la poltrona. Non lascio, ripete, quando è trascorsa la prima giornata della condanna del caso Why Not ad 1 anno e 3 mesi. Esprime dubbi De Magistris sulla legge Severino, norma che potrebbe interrompere 3 anni e mezzo di giunta arancione a Palazzo San Giacomo e determinare una interdizione fino a 18 mesi. Non mi dimetto, faremo fronte a questo passaggio difficile, ripete al capo di gabinetto Attilio Auricchio. De Magistris convinto di trovarsi davanti ad una sentenza politica mentre i suoi avvocati e legali studiano la vicenda. La condanna per abuso d'ufficio, protesta De Magistris, e la sua difesa non solo sarebbe falsa, ma riguarderebbe la sua attività precedente di magistrato e non quella di primo cittadino di Napoli. Dubbio dunque, secondo De Magistris, i legali di riferimento sarebbe l'applicazione della legge Severino a questo caso. Per la giunta delle immunità la sospensione sarebbe però certa, farò ricorso, reagisce il sindaco magistrato. Nei computer di Monsignor Wiesowski, l'ex nunzio arrestato 2 giorni fa in Vaticano per pedofilia, ci sarebbero oltre 100.000 file con contenuti pedopornografici. E intanto in Vaticano continua la battaglia contro questa piaga. È stato rimosso anche il vescovo di Ciudad del Este in Paraguay, Monsignor Livieres Plano, con l'accusa di aver coperto abusi commessi da un sacerdote. Józef Wiesowski, chiuso nelle stanze silenziose del collegio dei penitenziari, attende di essere convocato dal magistrato per raccontare la sua verità. L'ex nunzio e arcivescovo polacco, arrestato 3 giorni fa all'interno delle mura vaticane per abusi sessuali su minori e possesso di materiale pedopornografico, cominciano ad emergere particolari inquietanti sui contenuti dei documenti e delle fotografie trovate nella memoria del computer portatile della nunziatura di Santo Domingo utilizzato da Wiesowski, oltre 100.000 file con immagini e filmini pornografici. Il Corriere della Sera rivela i dettagli di quell'orrore. Materiale scaricato da internet e fotografie scattate dalle stesse vittime delle attenzioni del Monsignore. Si vedono ragazzini tra i 13 e i 17 anni ripresi nudi e fotografati mentre sono costretti ad avere rapporti sessuali tra loro o con adulti. L'arcivescovo polacco era stato già ridotto allo stato laicale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con sentenza canonica di primo grado e ora in attesa del giudizio penale. Al promotore di giustizia del Tribunale Vaticano, Gian Piero Milano, l'ex nunzio e arcivescovo dovrà raccontare i lunghi anni di servizio prestati non solo a Santo Domingo, ma anche nelle missioni diplomatiche della Santa Sede in Africa meridionale, Costa Rica, Giappone, Svizzera, India e Danimarca. Sotto la lente degli inquirenti stanno scorrendo tutti gli anni di una lunga carriera ecclesiastica. Papa Bergoglio, che ha autorizzato personalmente l'arresto di Wiesowski perché si temeva fuggisse, certo non intende fermarsi qui. Anzi è determinato a combattere la piaga della pedofilia, così ordina un'altra rimozione eccellente. Questa volta si tratta di Monsignor Rogelio Ricardo Livieres Plano, vescovo di Ciudad del Este in Paraguay, esponente dell'Opus Dei. Plano è ritenuto colpevole di malversazione e copertura di abusi sessuali commessi dal suo vicario generale 9 anni fa, un sacerdote argentino accusato negli Stati Uniti di pedofilia. Monsignor Plano aveva rifiutato di dimettersi, così il Papa lo ha rimosso dalla diocesi. Intanto
Intanto l'inchiesta vaticana va avanti con altri due procedimenti in corso per abusi su minori e molestie. Si tratterebbe di ex alti prelati sudamericani nei confronti dei quali è in corso un processo canonico che potrebbe portare solo alla perdita dello stato clericale ma non al carcere, poiché non si tratta di cittadini vaticani. E ancora scontro, torniamo alle questioni interne alla politica italiana, tra la ministra della difesa Pinotti e il Movimento 5 Stelle. L'oggetto del contendere è un volo preso dalla ministra per tornare da Roma a Genova. Lei si giustifica dicendo era un volo programmato, un volo militare, in quanto ministro della difesa ho diritto di prenderlo, tra l'altro ho risparmiato i soldi del biglietto mio e degli agenti della scorta. Invece per il Movimento 5 Stelle si tratta di un volo di Stato cui la ministra non aveva diritto. I 5 Stelle attaccano il ministro della difesa controbatte. Roberta Pinotti nega di aver usufruito illegittimamente di un volo di Stato per tornare a casa. Di questo è stata accusata in una interrogazione parlamentare da Alessandro Di Battista e Luca Frusone. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 5 settembre quando il ministro è tornato dal vertice NATO con il premier Matteo Renzi e la collega degli esteri Mogherini. Fino in Italia sono arrivati su un Airbus della presidenza del Consiglio. Renzi è sceso a Firenze, Mogherini e Pinotti a Roma. All'aeroporto militare di Ciampino poi il ministro della difesa ha preso un Falcon 50 dell'aeronautica militare fino a casa sua a Genova. I 5 Stelle nell'interrogazione hanno ricordato l'articolo 3 del decreto legge 2011 in base al quale i voli di Stato sono concessi solo al Presidente della Repubblica, a quelli di Senato, Camera, Corte Costituzionale e al Premier e devono essere autorizzati con riferimento ad impegni internazionali. I 6.000 euro del costo per andata e ritorno del Falcon sarebbero dunque stati spesi in modo illegittimo. Di tutt'altro parere il ministro, quell'aereo era in volo di addestramento ed era già stato programmato su una tratta spesso usata dai piloti. Avevo già comprato un biglietto di linea Roma-Genova per il giorno dopo, sostiene il ministro, ma ho scoperto che c'era un volo di addestramento per la sera prima, così ho risparmiato anche 3 biglietti aerei, il mio e quello degli agenti di scorta. Il suo portavoce aggiunge, era un volo militare, il ministro aveva il diritto di usarlo per ragioni di sicurezza. Le regioni italiane hanno stabilito i costi della fecondazione eterologa, si andrà dai 4 ai 600 euro in 19 regioni, meno che in Lombardia, dove i costi arriveranno addirittura a 4.000 euro. Peccato però che la Lombardia sia il luogo dove ci sono la maggioranza dei centri proprio per la fecondazione eterologa. Una tariffa unica per ricorrere alla fecondazione eterologa. È pronto un documento redatto dalla conferenza delle regioni con i governatori italiani che dopo mesi di confronto con il governo centrale sul tema sono arrivate a una decisione condivisa. Per le prestazioni necessarie ad effettuare questo genere di fecondazione si pagherà un ticket che si aggirerà tra i 400 e i 600 euro a seconda delle regioni, come avviene adesso anche per l'omologa. C'è un'unica nota fuori dal coro, il caso Lombardia, da sempre intransigente sul non voler riconoscere alcun rimborso pubblico alle coppie con problemi di infertilità, dove il costo dell'eterologa sarà pagato per intero, una cifra tra i 1.500 e i 4.000 euro a seconda della tecnica da scegliere, sia per chi la effettua nella regione lombarda, sia per i cittadini lombardi che la faranno in altre regioni d'Italia. È una scelta politica, ha commentato a margine dell'incontro con la stampa il presidente della conferenza delle regioni, Sergio Chiamparino. Vogliamo che il governo dica subito se intende inserire questa prestazione nei livelli essenziali di assistenza, ha risposto Massimo Garavaglia, assessore lombardo all'economia. Se è così, dice Garavaglia, se ne assume l'onere e il problema viene risolto alla radice. In Lombardia, lo ricordiamo, c'è la maggior concentrazione di centri per la procreazione medicamente assistita, sono almeno 60, e l'obiettivo politico dichiarato dalla Giunta regionale lombarda è disincentivare il più possibile le richieste. Il rovescio della medaglia è la regione Emilia-Romagna, unica mosca bianca, dove invece il ticket non sarà applicato. Qui l'eterologa, considerata una fecondazione alla stessa stregua di quella dell'omologa, è completamente gratuita. Andiamo adesso al campionato di calcio. Ieri sera con la vittoria dell'Udinese sulla Lazio si è conclusa la quarta di campionato, domani comincia la quinta con gli anticipi in campo Juve e Roma che poi la prossima settimana tornano in Champions. Vediamo.
L'interminabile primo turno infrasettimanale di campionato si è chiuso ieri con una sorpresa. Grazie al primo gol stagionale del neoacquisto Terò, l'Udinese è andata a vincere sul campo della Lazio ed è ora sola al terzo posto della classifica. Ma oggi è già nuovamente vigilia di campionato con gli anticipi che rinnovano la sfida al vertice tra Juventus e Roma a una sola settimana dallo scontro diretto. I bianconeri andranno a far visita all'Atalanta. Dopo il facile successo sul Cesena che ha restituito al tecnico un Vidal straripante, l'imminenza della delicata sfida di Champions sul campo dei campioni di Spagna dell'Atletico Madrid imporrà alcuni avvicendamenti. Ma prima a scendere in campo domani sarà la Roma che alle 18 riceverà la visita del Verona. Il successo in extremis di Parma ha ulteriormente galvanizzato l'ambiente giallorosso, anche in vista della super sfida in Champions di martedì sul terreno del Manchester City. Francesco Totti, che domani festeggerà in campo i suoi 38 anni, non ha lesinato complimenti a Miralem Pjanic, autore dello splendido gol vittoria, definendolo il piccolo principe della sua squadra. In una lunga intervista celebrativa il capitano ha ribadito il ruolo di favorita della Juventus, indicando poi l'Inter quale terza forza del campionato. Dietro alla coppia di testa le big stentano, il Napoli è in piena crisi e delicata è la posizione di Rafa Benitez dopo l'amaro pareggio interno col Palermo. I tifosi vorrebbero già la sua testa, mentre il presidente De Laurentiis negli Stati Uniti per motivi di lavoro preferisce la via del silenzio. Ma in caso di un ulteriore passo falso Benitez diverrebbe indifendibile, anche se ostenta serenità forte di un contratto da 3 milioni e mezzo a stagione. Anche al Milan, atteso da un'altra delicata trasferta a Cesena, i conti non tornano. La difesa soffre, 7 gol subiti sinora e Berlusconi torna a pungere il suo tecnico. Il Milan vince se Inzaghi ascolterà i miei consigli, ha ribadito il presidente. Sono le 7:49 minuti, era l'ultimo servizio, noi ci fermiamo qui, subito dopo c'è Paolo Sottocorona, poi Andrea Pancani conduce il dibattito di Omnibus. L'informazione continua sul sito e su Twitter. Ci ritroviamo domattina, intanto buona giornata, arrivederci.